La Polizia di Stato ha intensificato i servizi di polizia giudiziaria mirati alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Negli ultimi giorni la squadra mobile della Questura di Agrigento, diretta da Giovanni Minardi e dal vice dirigente Vincenzo Di Piazza, in due episodi differenti, ha portato a compimento altrettante significative attività antidroga. Lo scorso 16 marzo personale del citato ufficio investigativo ha denunciato in stato di libertà UG agrigentino di 46 anni in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione del soggetto, gli agenti hanno rinvenuto oltre 34 grammi di cannabis suddivisa in 12 confezioni occultate sotto il cuscino del proprio letto. È stato altresì sequestrato un bilancino digitale di precisione necessario per la pesatura della sostanza stupefacente. Ieri invece sono stati tratti in arresto Luigi Caramanno, 38 anni di Favara, e Salvatore Laporta, di 36, di Raffadali, i quali trasportavano in macchina 7 flaconi da 125 ml di metadone. I poliziotti della sezione antidroga hanno operato sulla statale 189, dove hanno fermato un'autovettura con a bordo i due soggetti, già noti alle forze dell'ordine per reati specifici. A seguito di un controllo, venivano rinvenuti opportunamente occultati 7 flaconi in plastica da 120 ml contenenti metadone. Alcuni di essi presentavano un'etichetta del SERT di Palermo e destinati al trattamento terapeutico. Non è sfuggito però agli investigatori che l'arrestato non era autorizzato al trasporto. Le dosi sequestrate corrispondevano ad un quantitativo 17 volte superiore a quello autorizzato di assunzione giornaliera. I flaconi presentavano altresì etichette usurate e non perfettamente aderenti alla plastica della bottiglia, segno che erano state riciclate da altri contenitori. A conferma di tale ipotesi investigativa, durante la perquisizione in casa del favarese sono stati rinvenuti altre 7 contenitori di metadone vuote e prive di etichetta. Compiute le formalità di rito, i due arrestati sono stati tradotti al carcere Petrusa di Agrigento e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.